Apriamo un attimo una piccola parentesi. Ricorda che lo scopo di questo video è quello di intrattenerti, cercando di farti conoscere video strani e inediti. Non vogliamo in alcun modo farti credere che questi video siano veri. I cimiteri sono luoghi molto misteriosi che nascondono tanti miti e leggende. Forse l'unico posto dove si manifestano presenze fuori dal comune e di conseguenza si creano tante storie paranormali. Storie come rituali oscuri realizzati nel mezzo di un cimitero, o storie di persone che sono state sepolte vive. Insomma, un cimitero nasconde tanti segreti. Molte persone trovano affascinante questo ambiente. Infatti, su YouTube esistono video di esplorazioni urbane dentro i cimiteri. Questi si addentrano di notte nel tentativo di riuscire a catturare qualcosa di paranormale, come video di fantasmi o psicofonie che fanno venire la pelle d'oca. Rimane sempre il dubbio che questi siano falsi o veri, però restano comunque interessanti. In questo video vedrai 4 video di fantasmi o cose paranormali riprese al cimitero. Prima di iniziare, lascia un mi piace e condividi il video per supportare il canale. E ti ricordo inoltre di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ti ringrazio per la collaborazione. Numero 4. Iniziamo la top con questo video. Possiamo vedere dei bambini che giocano all'interno di questo cimitero. Poco dopo si avvicinano alle porte di questo mausoleo. Per chi non lo sapesse, un mausoleo è considerato un sepolcro monumentale, generalmente eretta per custodire il corpo di una grande celebrità. I bambini, incuriositi da questa struttura, cercano di entrarci, ma trovano le porte chiuse e in quel momento la videocamera riprende qualcosa di paranormale. Vediamo se riuscirai a vederlo. ¿Cómo? ¿Qué carajo? ¿Qué está cerrado? No puede ser, porque los soldados son mis amigos. Mierda, vamos a ver por el agujero. A ver, Elipia. ¡Ah, ya! ¡Abrán, lo había olvidado! Ay, mierda, tengo miedo. ¡Ay, ya! ¡Abrán, lo había olvidado! Numero 3. Questo è stato uno dei primi video su YouTube a diventare virale. Il video è stato ripreso in un cimitero in una città del Messico. La qualità del video è di bassa qualità, poiché è un video di tanto tempo fa, ma il contenuto è abbastanza chiaro per farti capire perché si trova in questa top. Non so se è cosa mia. Non sto vedendo lui. No está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Escuchar a alguien ahí. Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo a la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Tabor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! È difficile capire se questo video sia falso o vero, ma la reazione dell'uomo quando il fantasma si gira verso di lui sembrerebbe molto reale. Numero 2.
Questo video è stato ripreso in un cimitero degli Stati Uniti. Ciò che riprende la videocamera per molti è più che evidente che si tratti di qualcosa di paranormale. Vediamo un uomo in ginocchio davanti ad una lapide. L'uomo piange sconsolatamente davanti ad essa, ma nelle immagini non vediamo solo la desolazione di questa persona. Fai attenzione. Dietro l'uomo appare una sagoma bianca o una sorta di spettro che fissa l'uomo ed inizia ad accarezzarlo. O almeno è ciò che vediamo dall'angolo in cui è posizionata la videocamera. Numero 1. Il video al primo posto appartiene al canale YouTube di Sectoide. Il video inizia all'interno di questo sepolcro. Il ragazzo inizia a riprendere questo inquietante corridoio, spiegando un po' la struttura e la storia del posto, quando ad un certo punto, da lontano, il ragazzo vede un bambino vestito di nero. Il ragazzo, impaurito, inizia ad urlargli avvicinandosi sempre di più, ma non appena il bambino si gira, il ragazzo scappa ed inizia a pregare. Y bueno, pues, es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. ¡Niño! ¡Niño! ¿Quién eres? ¡Niño! ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? ¡Niño! No mames. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ay, güey. Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Ad un certo punto, il ragazzo decide di tornare indietro per trovare il bambino, ma questo sparisce nel nulla. Ma se facciamo attenzione in una delle vetrate, si vede questa strana sagoma che sembrerebbe una faccia umana. La particolarità di questo video è la sagoma nera che vediamo all'inizio, perché nel momento in cui il ragazzo si avvicina, questa inizia a crescere pian piano, prendendo le sembianze di un bambino. Lascia un mi piace e condividi il video per supportare il nostro canale e ti ricordi inoltre di attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ti ringrazio per la collaborazione, ci vediamo al prossimo.